proposito, vedo che tra voi è ritornato il sereno. Oh, sì, abbiamo fatto pace. A dirla fra noi, riconosco che questa volta ho preso un abbaglio, un eccesso di prudenza, ecco. Tra Camillo e la vedova non c'è assolutamente nulla. Ah, oh, mi fa piacere, Francesca. Ecco, volevo appunto avvertirti che per oggi quella signora mi ha annunciato una sua visita. Spero che non ti dispiace di incontrarla. Affatto, ha accettato anche un suo invito per sabato. Ah, e che cos'è che ti ha fatto cambiare parere tanto improvvisamente? Parecchie cose, ecco. Avevo sospettato Camillo ingiustamente. Io non mi fiderei. Sa, spesso gli uomini apparentemente frivoli come Camillo sono molto meno pericolosi degli altri, che appaiono insospettabili, fedeli, serie, e ne combinano invece di tutti i colori. Oh, mi rallegro di vederti tanto ragionevole. Brava Francesca. Mi vado convincendo che su per giù i mariti si equivalgono tutti. Ah, sì, sì, proprio così. E allora meglio Camillo di un altro. Almeno con lui sai con chi hai a che fare. Lo sorvegli, lo tieni a bada. Gioca a carte scoperte lui. Non cerca di sorprendere la tua buona fede. Ecco, io preferisco così. Non ho ragione, signora Sabina? Sì, sì, sì. Signora Sabina! Signora Sabina! Signora Sabina! È arrivata la bicicletta, il fattore l'ha portata in questo momento dalla stazione. Oh, finalmente, finalmente, dov'è? Dov'è? In cortile, la liberano dell'imballaggio. Venite, andiamo. Sì, andiamo, sì, subito a vederla. Voglio provarla anch'io. Falla cantare, figlia mia, falla cantare perché quella sa qualche cosa. Dove andate? È arrivata la bicicletta di mamma, non venite? Sappiamo come sono fatte le biciclette. Falla cantare, figlia mia. Falla cantare, ti dico, perché quella sa qualche cosa. Tua suocera non se ne lascia scappare una. Ora anche la bicicletta. Sta zitto che ho una paura matta. Che non sappia andarci e sai, dico, toccherebbe a me correrle dietro. C'è quella salitina che è dietro la casa che... Ma guarda, sta prendendo. Sì, non ci mancherebbe altro. Senti, adesso che siamo soli, ci beviamo qualche cosa? Sì. Forte. Ah, fortissimo, fortissimo. Lascia fare a me. Esplosivo. Se almeno io fossi Brillo questa sera. Hai dei guai, Dio. Guai? Gioie dovrebbero essere. Gioie. Ma dico, non fare lo stupido, non te lo sarei mica preso perché ho detto che il tuo valzer è... No, figlio di Camillo. So benissimo che tu di musica non capisci niente. Diversamente come potresti fare all'editore. Assaggia questo. Accidenti! Bravo! Se invece di bicchieri fossero catinelle ci caschereste con la testa dentro. Buongiorno, signora. È una mistura di Pio. Sembravate due conigli davanti a un serpente. Affascinati. Ora che ci siete voi, un serpente... Ho capito. Volete offrirmi una galanteria combinando Eva, il serpente, il pomo? Non sforzatevi, sono cose vecchie. Si può assaggiare? Ma subito, Pio, muoviti, Pio! Muovi. Sì. Muoviti. Che ci hai messo? Ci hai messo cognac, ginepro? Lasciate andare, ne berrò un sorso dal bicchiere di Pio. Ecco il mio. Mica si muove lui, eh? Ah, sì. Troppo tardi.
Brava, brava, brava. Camillo, fatemi un favore. Andatemi a chiudere il cancelletto. Questo qui di fronte alla casa. Non vorrei che il cane scappasse. Sì, ci corro. Visto com'è facile rimanere soli? Io pensavo davvero che il vostro cane potesse scappare. Ieri l'ho visto che si baruffava sulla piazza del paese. Datemi il vostro bicchiere. Sì. Oh, forte! Volevate ubriacarvi? Sì, 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 tentavo. Allora, avete avuto il mio biglietto? Sì. Anzi, Elena, dovete scusarmi, ma l'ho trovato un po' pericoloso. Se Donata lo vedeva, no? No, la mia cameriera è fidatissima. Le avevo detto di consegnarvelo soltanto se eravate solo in giardino. Ha fatto così? Sì, sì, ha fatto così. Piuttosto, l'avete stracciato? No! Elena! Elena, non ricordo più dove ho messo il vostro biglietto. Diamine, Pio, sembrate un ragazzo! Cerchiamo di stare calmi, stiamo calmi. Dunque, io mi ricordo di averlo letto quando ero in giardino. Donata è arrivata, allora io me lo sono cacciato in tasca. Non c'è. Oh, oh. Sì! Sì. Sì, è qui. Elena, mi sembra di avere una bomba in tasca. Potrebbe scoppiare da un momento all'altro e mandarmi in frantumi tutta la casa. Andate qua, che strano uomo siete! Ecco fatto. Allora, tutto a posto per la nostra gita di domani? Sì. Sì. Credo. Che cosa avete detto a Donata? Le ho detto che andavo in città a combinare la musica di un film. Benissimo. Con che treno partite? Con quello delle 15 nel pomeriggio. Ma niente affatto. Con quello ci parto io. Non vorrete per caso che ci vedano partire con lo stesso treno? Ma certo che no. Però non ce n'è altri. Ma certo che ce n'è un altro. Quello del mattino, alle 5:05. E già, ma per raggiungere la stazione del paese alle 5 io dovrò alzarmi di qua alle 4, alle 3, in piena notte. Vi fa paura la levataccia? No, no, non è questo, è che Donata sa benissimo che io non mi sono mai alzato la mattina prima delle 11. Allora che cosa penserà vedendomi alzare alle 4, alle 3? Io le direte che avete un appuntamento nella mattinata. Già, è proprio nella mattinata che Donata sa che io non... Oh, via, Pio. Ditele qualche cosa. Donata non può avere sospetti. Dopo 10 anni di buona condotta vi siete acquistato una inesauribile riserva di fiducia. Siete il monumento equestre alla fedeltà coniugale, Pio. Va bene,
Partirò alle 5. Allora, siamo intesi su tutto? Sì, sì. Mi aspetterete all'arrivo del treno alla stazione sul lato destro del piazzale? Sì, sì, sì. Dove? Non ho capito niente. Ma se ve l'ho scritto... Ma avete stracciato. Sul lato destro del piazzale, dietro le colonne. Scrivo. Oh. Dalla parte della fontana. Sì. Sì. Oh, via, in fretta, sta tornando Camillo. Sul piazzale della stazione di fontane ce n'è due, una a destra e una a sinistra. Oh no, ce n'è soltanto una, con un bordo di marmo verde, con dei leoni che buttano acqua dalla bocca e la sera della festa dello statuto è illuminata. Va bene? Sì. Il cane era già scappato, era. Bene, non importa, non importa. Grazie. Tenete. Ve ne andate? Certo, non ho ancora salutato Donato e vostra moglie. Dove sono? Stanno provando la bicicletta della signora Sabina dietro alla casa, sulla strada. Bene, ci corro. Se volete vi accompagno. No, certo che no, arrivederci. È strano, sono 5 giorni che non riesco a restare un momento con Elena. Appena mi vede scappa. Ma meglio così. Mia moglie era in allarme. Ora si mette tranquilla e appena arrivo in città io ricomincio l'assedio. Ma che hai, Pio? Pari una tarantola. Non vuoi dirmi cosa ti accade? Camillo, ho preso una grave decisione. Smetti di scrivere musiche? No, parlo sul serio. Ah, finalmente. Questo è mio. No. Sì, il tuo è quello là. Sei sicuro che il... Sì, il tuo è quello là. No, ma guarda, perché Ad Elena, io avevo dato il mio bicchiere, non... È quello là! Vabbè. Allora la tua decisione? Avevi ragione tu. Io non posso continuare a fare l'ippocampo tutta la vita. Ho deciso di tradire mia moglie. Tra secolo, Pio. Sì, tra secola pure. Ma io sto attraversando una grave crisi. E l'hai superata decidendo di... Sì. E guarda però che non è facile diventare così all'improvviso un marito infedele. Si può diventarlo anche da un momento all'altro nello spirito. Sì, è questo sì, quello che conta. Sì, ma nella pratica, vero, ci vuole tutta un'organizzazione. Sì, vero? Sì, è per questo che io mi confido con te, ho bisogno dei tuoi consigli. Sì, come no. Dunque, per prima cosa, è vero, ci vuole il soggetto. Questo è trovato. Qui in questo deserto? Sì. Chi è? No, chi è? Queste cose non si chiedono. Sì, gli amici si confidano. Dai, la conosco, eh? La conosco. No, è una mia ammiratrice che abita in paese, sai. Ah. Ci beviamo un altro sorso? Sì. Domani a quest'ora io non sarò più un ippocampo. Ci vediamo in città. Per questo parti? Sì, però non so dove andare, non so cosa fare. Da 3 giorni non vivo più, sono inquietissimo. Te l'ho detto che bisogna essere organizzati. Senti.